WPT National di Sanremo. Dietro di noi ci sono le nostre coppe, andiamo su perché pensavo fosse quella grande. Siamo con Marco della Tommasina che di queste coppe... di che parliamo? No, coppe no, però non è un record, non lo sappiamo, dai, mettiamo la verità, se c'è qualcuno in giro per l'Europa che non fa di più. Ma hai fatto record italiano sicuramente di bandierina WPT, sì. Sì, quello sì. 16. 16. Sono tanti, sono tanti. Sono avrebbe fatto status su Facebook. Sì, sono soddisfazioni, sì, grandi soddisfazioni. Ma noi giochiamo per ego, quindi quello è il nostro obiettivo. 16 bandierine, spettacolo. Credo, e questo non lo sappiamo tanto quanto quello di prima, che in realtà però sono anche sparse, perché tu stai viaggiando come un pazzo. Sì, esatto, esatto. Mi stanno inseguendo, di conseguenza cerco di scappare. Giro tanto, sì. Questa location a te è particolarmente non solo comoda ma anche sì, cara, no? Il ritorno del WPT a Sanremo, ritorno del poker a Sanremo è una cosa particolarmente importante anche per voi della zona. Eh sì, è un torneo che sta un po' di revival, no? Tipo i bellissimi di Rete 4, vedi, cioè mi ricorda un po' quella sensazione lì di vedere quei film del 2000 che ti eri dimenticato. Dicevo, guarda, guarda un po' chi c'è, quello me l'ho dimenticato. È un po' quella sensazione lì, e no, è bello qui a Sanremo. È proprio, no, per noi liguri, figurati, a giocare in casa, e quindi è bellissimo, certo. Tu però, ovviamente, purtroppo per te sei fuori dal main event del WPT, non per questo sei fuori dal casino, perché c'è anche la possibilità di giocare cash. Tu sei un amante e anche forse più bravo, no, fare i 20 bravo a giocare anche cash, che è una possibilità ulteriore. Qua con i francesi come va? Che quali tavoli ci sono? Adesso c'è il 5-10, credo ci siano due tavoli. E sono appena arrivato e quindi però sì, è vero, c'è il cash game che durerà fino alle 3 di notte, quindi una serata lunga ci si aspetta e speriamo bene. I francesi speriamo che siano arrivati in tanti, perché sono sempre elementi simpatici e dei bravi giocatori sicuramente. Ti piace questa tua flop? Sì, sì, sono bravo. Però prima o poi invece le bandierine mettiamola alla coppa, dai. Ma sai, la coppa è una cosa che ha bisogno di una grande ambizione per vincerla, quindi devo crescere da quel punto di vista lì, aumentare un po' il mio livello di ego e ambizione, e poi probabilmente non la vinceremo lo stesso. Però sì, poi va bene. Ti ringrazio, Marco, intanto, questo sì. Piacere stare con voi, se volevamo stare... Andiamo al bar. Andiamo al bar, non so, facciamo cos'altro. Ciao, grazie, ciao.